Flavia Vento rompe il silenzio sul presunto flirt tra lei e Francesco Totti. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Monica Setta nel programma Donne al Bivio. Stando alle sue dichiarazioni, riportate da ANSA, tra lei e l'ex capitano della Roma ci sarebbe stato un breve flirt, ma nel 2001. Dunque, se i tempi indicati dalla showgirl fossero confermati, Totti non era ancora legato a Ilary Blasi. È una storia di cui si parla da 20 anni e si è detto tutto. Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001, gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio, ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C'è stato un flirt nel 2001, un breve flirt. Ogni volta che parlo di questa storia rimango un po' così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per 20 anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subito e sofferto. Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del purgatorio. Nel 2001 Francesco Totti non era ancora sentimentalmente legato a Ilary Blasi. La loro relazione iniziò nel 2002 e il matrimonio fu celebrato nel 2005. Flavia Vento poi ha svelato l'identità del suo primo amore. Si tratta del figlio di Sergio Leone, Andrea. Quindi ha parlato della decisione di percorrere la strada della castità. Sono casta da un decennio. Gli uomini della mia vita mi hanno deluso, chi era alcolizzato, chi ludopatico.